Avanti onorevole Boschi, perché noi l'abbiamo invitata anche e soprattutto perché ci racconti un po' che strategia ha il suo partito Italia Viva, perché allora voi avete spaccato la maggioranza votando in commissione insieme al centrodestra sulla riforma della prescrizione che è stata fatta dal vostro ministro della giustizia, con buona fede. Voterete così anche in aula, anche a costo di spaccare il governo? Un passo indietro, spieghiamo bene quello che è successo in commissione. In commissione noi di Italia Viva abbiamo votato a favore del ritorno alle norme sulla prescrizione del ministro Orlando, attuale vice segretario del Partito Democratico, che era ministro della giustizia dei governi di cui anche io facevo parte, con Renzi e Gentiloni. Del ministro della non mi lasci giustizia finire, attuale che quindi ha... noi abbiamo votato per tornare a una riforma che avevamo già votato nell'altra legislatura insieme al Partito Democratico con ministro Andrea Orlando, e abbiamo votato per evitare quella che è la riforma Bonafede Salvini che hanno fatto il governo Lega e Movimento 5 Stelle, non questo governo. Noi non l'abbiamo votata, eravamo all'opposizione e continuiamo Conte a non essere d'accordo oggi. Vi ha detto quindi che mi sembra che siamo stati coerenti con Conte, quello che abbiamo sempre detto. No, però mi scusi, il Premier Conte vi ha detto che presenterà un progetto che integrerà questa riforma onde evitare che ci siano dei processi a vita. Perché intanto non avete aspettato sono, almeno di vedere la proposta del Premier problemi. Conte e il vostro Premier? Intanto ci sono due problemi. Sono mesi che si discute di questo argomento e sono mesi che noi come Italia Viva chiediamo al Ministro della Giustizia, al Presidente Conte, di fare una proposta. Si è aspettato gennaio, cioè che entrasse in vigore la riforma Bonafede sulla prescrizione senza aver fatto nulla. E ancora oggi non c'è nero su bianco la proposta del Presidente del Consiglio che quando arriverà ovviamente vedremo e valuteremo. Quello che ci è stato avanzato come idea, come proposta, ci convince. Vabbè, fino non a un mi certo convince, punto. No, no, però ma qual non è mi il tema? No, ma aspetti, no, Perché no, no, ho capito qual è il tema, ma mi dica no, di scusi, evitare che i cittadini non capiscono che cosa vogliamo no, nel ma merito. No, l'abbiamo spiegato qui mille volte. Lei adesso mi deve dire se voterete così anche in aula a costo di spaccare la maggioranza di governo. Ma il problema non è spaccare la maggioranza di governo, è essere coerenti con alcuni valori. No, ma lei mi deve rispondere alla perché domanda. Il problema, noi voteremo la proposta Costa anche in aula, stante queste quindi le condizioni, Il ritorno Italia, del centrodestra. No, non è la proposta di centrodestra, è la proposta formalmente di Forza Italia per tornare a una legge che abbiamo votato noi. Quello che è paradossale è che il Partito Democratico, anziché difendere la riforma Orlando, votata dal Partito Democratico nell'altra legislatura, vada dietro ai grillini, al giustizialismo del Movimento 5 Stelle e del Ministro Bonafede perché, e continua Boschi, a difendere siete una riforma in coalizione che è di Lega con... e 5 perché Stelle. Siete in una coalizione ma non è di una governo. Riforma che abbiamo votato noi, ho capito, che non ha votato il PD. Ma nelle coalizioni di governo bisogna fare dei compromessi. No, comunque, i compromessi si fanno senza sacrificare i diritti dei cittadini. Qui sacrifichiamo il diritto ad avere dei processi e c'è in chi dice certi che invece vengono ad avere per altrimenti. Le vittime. Eh no, perché se c'è un processo no, senza un fine, se la prescrizione coerenza. Non c'è più. In passato anche voi avevate chiesto di cambiare la prescrizione. Allora, quindi noi la prescrizione l'abbiamo cambiata nell'altra legislatura. Tant'è vero che abbiamo ampliato i termini della prescrizione nell'altra legislatura con la riforma Orlando che abbiamo votato. Noi non li abbiamo ridotti, abbiamo ampliato i tempi della prescrizione. Dopodiché dire che invece si cancella la prescrizione come fa la riforma Bonafede vuol dire fine del processo mai, vuol dire che se io sono una vittima non vedrò mai accertato.